Buonasera, torno a comunicarvi in diretta perché questa mattina un giornale locale ha diffuso alcuni dati sull'incidenza del virus relativamente ai decessi nei comuni della nostra provincia. In più riprese, nel corso del 2020, diverse persone mi hanno chiesto quale fosse la differenza tra i decessi nel corso dell'anno rispetto agli anni precedenti. Io ho sempre pensato che fosse opportuno fare un confronto solamente alla fine dell'anno per avere una base dati più ampia, perché se avessimo fatto un confronto mese per mese avremmo visto che ad esempio ad aprile abbiamo avuto un incremento di decessi spropositato rispetto a tutti gli anni precedenti, con percentuali assurde, ad esempio diverse centinaia di volte in più rispetto alla media degli anni precedenti. Invece, se guardiamo la base dell'anno, si nota comunque, sulla base dell'anno si nota un'incidenza significativa della pandemia, ma più ponderata rispetto alla media degli anni precedenti. Se riesco, vi faccio vedere proprio i dati che riguardano la nostra città. No, non riesco. Sostanzialmente la situazione attuale vede 47 persone positive, due minori e due persone ospiti di RSA e da quello che mi risulta soltanto una persona ricoverata in ospedale. Mentre per quel che riguarda i dati, pensavo di aver capito come si fa a trasmettere in diretta, ma non riesco. Cercherò di farlo la prossima volta. Posso dirvi che nel 2020 abbiamo avuto 221 decessi contro il 162 dell'anno precedente. Stiamo parlando di un incremento del 35%. E se dovessimo fare la media degli ultimi 5 anni, vale a dire dal 19, 18, 17, 16, 15, che è di 168, abbiamo avuto un incremento del 25%. Quindi, considerando che abbiamo avuto soltanto 40 decessi, 41 decessi relativi al Covid, significa che anche noi abbiamo pagato il prezzo in termini di vite rispetto alle persone che non hanno più avuto accesso, ad esempio, al sistema sanitario, che hanno avuto un decadimento legato, magari ad esempio, faccio un caso perché mi ha toccato personalmente, un decadimento relativo alla mancanza dei parenti, ad esempio in RSA, e poi si è lasciato andare, perché il dato si spiega anche così, abbiamo avuto veramente un incremento notevole. Ma se facciamo un confronto ad esempio con la media degli ultimi 5 anni, cioè 168 decessi, aggiungiamo una quarantina di decessi dovuti al Covid, arriviamo più o meno a quel 211. Quindi questo è più o meno il dato. Su 41 deceduti per Covid nel 2020, 20 persone sono quelle ospitate in RSA. Questi sono i dati che mi arrivano dall'anagrafe. Leggo, raffronti di questo genere vanno fatti su tutta Italia. Esatto, sì, no, infatti, allora, i raffronti vanno fatti su tutta Italia, sono d'accordo. Noi ci occupiamo di Pesana perché è casa nostra, quindi siccome tanti me l'hanno chiesto durante l'anno, mi è sembrato giusto tenere una base dati più ampia, perché vi devo dire che fino ad aprile il 2020 è sopra la media degli anni precedenti di decessi, dopo aprile è sotto, è come se il Covid avesse anticipato purtroppo anche la scomparsa di alcuni. Mi spiace non riuscire a condividere quanto avevo preparato, ma non fa niente. Comunque mi sembrava corretto dare questi numeri perché non erano stati dati prima. E soprattutto non essendo concluso l'anno non c'era il dato definitivo. Quindi abbiamo avuto 211 decessi dall'inizio dell'anno,
2020. Nel 19 sono stati 162, abbiamo avuto un incremento del 35% rispetto al 19 e del 25% rispetto alla media dei 5 anni precedenti, mentre la situazione attuale della pandemia a Besana è di 47 positivi, a inizio dell'anno erano 60, quindi abbiamo avuto un decremento importante, relativamente importante dal 1 di gennaio. Sull'onda, tra l'altro, del decremento che abbiamo avuto da dicembre. Ricordo che a novembre eravamo a 350 positivi, quindi la situazione è abbastanza migliorata. Questa mattina è ripartito il servizio di tamponi rapidi presso il centro sportivo, c'erano 30 persone prenotate, non sono tante, bisogna dirlo, rispetto ai mesi scorsi è comunque un buon segno. Ringrazio CFB e la dottoressa Montebello, nostra concittadina, per la costante presenza, per il lavoro che fanno, perché comunque 30 cittadini oggi hanno comunque potuto avere il risultato rapidissimo del tampone. Tra l'altro, da poco saranno anche conteggiati i test rapidi, quindi quelli che facciamo a Mesana, nel calcolo totale della diffusione della pandemia. Se riesco più tardi, pubblico le tabelle che avevo fatto, che volevo condividere, ma ahimè non sono riuscito. Nonostante avessi, pensavo di aver capito come si faceva. Quindi buona serata a tutti e a presto.